A chiusura del percorso, Umberto Morisot, pittrice impressionista, gli spettatori troveranno il ciliegio, opera monumentale che testimonia l'interesse di Morisot per gli impianti decorativi. Dipinto, concesso in prestito anch'esso dal Museo Marmottan Monet, come molti dei capolavori in mostra, è stato realizzato dal 1891 e 1893, in un periodo molto complesso per la vita di Morisot, perché nel frattempo perderà il marito Eugène Manet. Nonostante ciò, nonostante questo grave lutto tremendo per la sua vita, l'opera trasmette gioia, trasmette vibrazioni positive, una grande luminosità. E una vittoria per la nostra mostra essere stata in grado di aver esposto accanto al dipinto ad olio anche un pastello di collezione privata, che è un bozzetto preparatorio per questa grande tela. Nel pastello potrete ammirare come modella la figlia Julie, mentre nel dipinto Julie verrà sostituita dalla modella professionista Jeannie Fournoir, perché la Julie Manet, la figlia di Berthe, si muoveva troppo durante le sedute di posa e quindi la madre sceglie di sostituirla con una modella professionista.